59 equipaggi al via, 7 i piloti con le potenti VRC, 3 i trofei monomarca, Abarth, Peugeot, Suzuki, 21 i piloti reggiani in gara nelle varie categorie e in lotta per la conquista di una gara gratis al volante di una Peugeot 207 R3T che andrà ad uno di loro. Questi i numeri principali del 35esimo Rally Appennino Reggiano, gara organizzata dall'ACI Service Reggio, valida come seconda prova del girone B del trofeo Rally Asfalto. La gara prevede 9 prove speciali, 3 da ripetersi 3 volte per un totale di 124,4 km su un percorso complessivo di 329,4 km. Molti protagonisti attesi e tra questi, su tutti, Rudy Michelini che all'ultimo momento si presenta in gara con una Ford Focus VRC al posto della tanto attesa Citroen C4 VRC. Lui il favorito d'obbligo della gara contro una concorrenza di assoluto valore sia dal punto di vista dei piloti che delle vetture. Tra quest'ultime un altro grande motivo di interesse per tutti coloro che seguiranno la corsa, il comasco Corrado Fontana porterà infatti in gara l'attesissima Mini John Cooper Works, il solo modello di VRC di nuova generazione attualmente in gara al di fuori del Mondiale Rally. Al comasco quindi soprattutto il compito di portare avanti lo sviluppo della vettura sotto gli occhi attenti dei tecnici ProDrive presenti all'assistenza e delle patronne della scuderia Grifone Fabrizio Tabaton. È la più nuova fra le VRC ultima generazione, quindi in mezzo a qualche problema anche delle soddisfazioni. Rammento, mi piace rammentare che la prima vittoria ottenuta al mondo in una gara diciamo importante con la Mini l'abbiamo ottenuta noi e quindi all'Adriatico e quindi insomma siamo contenti. D'altro canto, soprattutto sull'asfalto c'è da lavorare, sta lavorando ProDrive, stiamo lavorando anche noi parallelamente con loro aiuto e quindi contiamo pian piano di avere qualche risultato d'eccellenza. Per quello che può valere il mio giudizio di pilota, visto che ci sono salito sopra un paio di volte, la macchina ha un grandissimo potenziale, va molto forte, è una macchina molto compatta, molto facile da guidare e questo ha la sua importanza. E ovviamente, come ho detto, c'è da fare del lavoro, ecco, c'è da sviluppare, c'è da lavorare su dei dettagli che comunque poi hanno la loro importanza, però la base, ripeto, la base è molto buona. Non so come, francamente non ho mai guidato le VRC, diciamo le avversarie VRC 1006 della Mini, però rispetto alle VRC vecchia generazione, diciamo, se da un lato è un passo indietro come ha voluto la FIA, nel senso da un punto di vista tecnologico c'è un passo indietro perché comunque c'è meno tecnologia, però da un punto di vista progetto secondo me c'è un passo avanti e questo secondo me è un bene per tutti perché sono macchine comunque meno costose che però permetteranno spettacolo e comunque bagarre e la cosiddetta rinascita dei rally che tutti ci auguriamo. Ma per la vittoria saranno in molti a lottare. Con il numero 2 in corsa ci sarà ad esempio il toscano Tobia Cavallini con la Subaru VRC, una vettura un po' datata e che dette al toscano il successo in questa gara nel 2006. Da seguire poi anche Antonio Rusce, Ford Focus VRC, terzo lo scorso anno, e il pavese Matteo Musti, Citroen Xara VRC, non iscritto al trofeo Rally Asfalto, ma profondo conoscitore di questa corsa, dove ha già più volte sfiorato la vittoria. Da seguire poi le altre VRC di Gigi Fontana, Peugeot 207 VRC, e Lucio Petrocco, Subaru Impreza VRC, ed il quartetto delle Super 2000 impegnate anche nel giocarsi il titolo di categoria del TRA, con Efrem Bianco, Roberto Vellani, che essendo reggiano punta a sfruttare l'occasione, e Giuseppe Patti alle prese con l'altro reggiano Marco Bernardelli e con il piacentino Mauro Tiramani. Lotta serrata garantita insieme ad un posto nella top 10 assoluta per gli scatenati con le Clio Super 1006. Davide Medici, Pietro Penserini ed Enrico Costi faranno gli onori di casa, così come Marco Belli in gruppo N.
Nei tre trofei, se possibile, incertezza ancora maggiore. Tra le 500 Abarth, i giovani addirittura imperano, ad iniziare da Michele Tassone, che sinora ha vinto 2 gare su 3, ma per un ritiro si trova alle spalle dello svizzero David Finger. Nel Peugeot Competition 207 a Reggio si assegna il titolo di girone con in lizza Claudio Mattana, Mirko Strambi e Omar Bouvier, per tutti obbligo di vittoria per mettere le mani sul ricco premio di girone e su punti che potrebbero risultare decisivi nell'assegnazione del massimo titolo della serie. Fra le Suzuki Swift sarà Claudio Gubertini, vincitore al Marca, e qui quasi di casa e modenese, l'uomo da battere. Nel prologo di venerdì, Matteo Musti inizia subito all'attacco. Il pilota di Voghera, peraltro non iscritto al trofeo, ottiene infatti il miglior tempo nella prova speciale d'apertura delle rally, l'unica che si disputa nella giornata. Primo della classifica del trofeo e secondo assoluto si piazza Rudy Michelini, che dopo una vigilia travagliatissima scopre che sulla sua Ford Focus VRC tutto funziona alla perfezione, piazzandosi a soli 4 secondi e 2 dal migliore. Ad un soffio, solo 2 decimi, chiude il primo tratto cronometrato Corrado Fontana con la sua Mini John Cooper Works, dimostratasi subito velocissima. Ottima anche la prova del reggiano Antonio Rusce, Ford Focus, mentre un po' più lento degli altri protagonisti del trofeo Rally Asfalto si dimostra Tobia Cavallini, staccato dal vertice di 9 secondi e 5. Primo tra le Super 2000 si è piazzato questa sera il reggiano Roberto Vellani, che con la sua Peugeot 207 Super 2000 ha preceduto la vettura gemella affidata a Efrem Bianco. Tra le Abarth il più veloce è il giovanissimo Michele Tassone, mentre tra le Suzuki Gubertini ed Arati realizzano praticamente lo stesso tempo. Il gruppone, dopo il riordino notturno di Carpineti, riprende di prima mattina il via verso il primo giro completo sulle prove di Letane e Roncroffio, di circa 10 km l'una, e sulla lunga di Costa Borga, di oltre 21 km. Un giro che mette in luce Rudy Michelini e Michele Perna, Ford Focus VRC del team Procar, passano al comando del 35esimo rally Appennino Reggiano. I toscani della Movisport con la War Rally Car della Factory Pistoiese vincono tutti e tre i crono e si portano al comando superando Matteo Musti su Citroën Xara VRC, vincitore del crono d'apertura ma scivolato in 12esima posizione a causa di una foratura sulla PS4. In seconda posizione risale il toscano Tobia Cavallini, molto a suo agio sugli asfalti reggiani, sulla versione Subaru Impresa VRC che ben conosce, nonostante del tempo perso per una foratura anche per lui arrivata sulla PS4. Sullo stesso crono, quello più lungo del rally, la sfortuna ferma un altro protagonista locale, Antonio Rusce, mentre occupava la terza posizione con la Ford Focus VRC. In terza sale il comasco Corrado Fontana, ben coadiuvato dalla nuova e competitiva Mini John Works VRC, che sembra finalmente aver trovato la giusta messa a punto. Destra 5, 10. Al comando tra le Super 2000 è quarto nell'assoluta provvisoria i locali Roberto Vellani e Luca Amadori sulla Peugeot 207, con la quale, tra le aspirate a trazione integrale, precedono la Abarth grande punto dell'altro locale Marco Bernardelli, sesto, e la gemella del Veneto Efrem Bianco, attualmente nono. Per il Veneto un grande spavento con un testa coda finito fortunatamente senza conseguenze. Sinistra 5 dentro sul rasoio, destra 4 più, per sinistra 3 meno. 30 visti, destra 3 meno gira, per sinistra 3 più gira, diventa tornante sinistro, e destra 5 lunga, diventa 4 su dosso, 50, all'albero sinistra 3 più, 3 più, e destra 3 gira, chiude su dosso, 30, destra 3 più, 3 più.
Con il quinto posto nell'assoluta il reggiano Davide Medici è invece in testa alle due ruote motrici con la Renault Clio Super 1600. Si riparte per il secondo giro completo sulle prove, ma al parco assistenza di Castelnuovo Monti c'è il modo di precisare i perché di alcuni fatti accaduti nel giro prima. Musti e Cavallini devono le loro forature entrambe della ruota anteriore destra a robusti contatti con i dissuasori antitaglio. Rusca si è ritirato dopo aver staccato una ruota, mentre Efrem Bianco ha perso contatto da Vellani soprattutto a causa di uno spettacolare testa a coda. Si va quindi sulle prove con la musica rispetto al primo giro che rimane sempre la solita. Michelini, sempre più a suo agio sulla sua Ford Focus, continua al comando, vincendo tutti e tre i tratti cronometrati, mentre alle sue spalle il duello per la seconda posizione tra Cavallini e Corrado Fontana si fa sempre più ravvicinato. I due sono ora divisi da un solo decimo, con il toscano della Subaru davanti al comasco della Mini. Dietro seguono, staccati dalla cima ed anche tra di loro, Vellani e Bernardelli. Quest'ultimo, al rientro dopo quasi un anno di inattività, si dimostra velocissimo. Nessuna reazione invece da Musti, che rimane nelle retrovie. Il pilota di Voghera, al parco assistenza, prima delle due prove finali, si ritira. Purtroppo dopo 5 km sulla quarta prova, abbiamo preso un antitaglio, purtroppo abbiamo rotto il cerchio, siamo andati avanti 16 km con la gomma che speravo che si togliesse dal cerchio per essere un attimino un po' più liberi. Invece abbiamo fatto anche un po' di danni e niente, abbiamo perso un 3 minuti che è molto dura da recuperare. Sempre al parco assistenza, prima delle due prove finali, ecco gli umori dei migliori in classifica. Sì, visto com'era partita questa gara non pensavo di essere a questo punto, però sta procedendo tutto bene, la macchina mi ci sono trovato subito bene, grande macchina, ringrazio la Procar, Pirelli sta facendo un ottimo lavoro, siamo con 1:16 vantaggio, quindi anche questo giro ho cercato di amministrare tenendo logicamente un bel passo, però non rischiando niente, guidando, osservandoti tutto, perché fare qualche errore in questa gara è molto facile. Quindi mi sono anche divertito un po' meno del primo passaggio. Mi spiace per Musti che ha forato, sennò sicuramente eravamo lì in lotta. Noi ora mancano le ultime due prove, concentrati come sempre e cerchiamo di portare i 10 punti per il campionato. Purtroppo questa mattina su Vetto noi abbiamo toccato e conseguentemente bucato, abbiamo perso un po' di tempo che nella realtà ci avrebbe fatto stare decisamente più tranquilli. Nel secondo giro delle prove lui è rinvenuto bene, per cui adesso è dietro di un decimo e noi chiaramente ci proviamo a spremere la mitica Subaru 99 al massimo per cercare di stare davanti, ci proveremo in tutti i modi, anche se non la vedo così facile, però noi ci proviamo. Ma noi stiamo cercando di migliorare la macchina, che come ti dicevo appunto insomma, è un buon potenziale, però deve essere ancora sviluppata un po' a livello di setup, soprattutto col sottosterzo che qua continuiamo ad avere, siamo riusciti a ridurlo, però non siamo ovviamente ancora a posto. Però come ti dicevo la macchina ha un buon potenziale, io tutto quello che posso fare è di attaccare come sto facendo e cercare di, insieme alla squadra, di lavorare per migliorare appunto il setup della macchina. Poi effettivamente siamo a un decimo al secondo posto, è chiaro che siamo in miglioramento, quindi ovviamente puntiamo a finire secondi, quello sì. Si va quindi sulle ultime due prove speciali con Michelini che, nonostante il traguardo imminente, non alza il piede, aggiudicandosi anche gli ultimi due tratti cronometrati, portando così il suo bottino personale a 8 vittorie su 9 prove disputate. Il toscano vince quindi con pieno merito, passando al comando della classifica del girone B del trofeo Rally Asfalto. Ma le ultime prove speciali regalano ancora emozioni per quanto riguarda la lotta per la seconda piazza. Nella penultima, infatti, Fontana supera Cavallini e gli si porta davanti staccandolo di 9 decimi. Ma l'ultimo tratto regala invece un brivido a Cavallini, che tentando il contrattacco lascia 1 minuto sulla speciale a causa di un contatto e conseguente foratura per un dissuasore antitaglio a circa 7 km dalla fine.
Per soli 12 secondi Cavallini riesce a mantenere la terza piazza con Vellani, che sfiora il podio, perdendolo forse per un errore nel penultimo tratto cronometrato. Rudy Michelini e Michele Perna, Ford Focus e VRC, si aggiudicano così il 35esimo rally dell'Appennino Reggiano, gara organizzata dall'ACI Service Reggio e valida come seconda prova del girone B del trofeo Rally Asfalto. Per Michelini il successo più importante di una carriera ricca comunque di soddisfazioni. Fare una vittoria con una macchina mai provata, a un rally che è importante, 10 punti per il TRA, quindi bellissimo. Io devo ringraziare di cuore la Procar che in un giorno mi ha portato la macchina, macchina andata come un orologio, e una cosa importante, volevo dedicare questa vittoria a Fugo, a Concaro, che è venuto a mancare una settimana fa. Ho fatto 3 gare con lui, quindi secondo me c'è stato anche lui che mi ha dato una mano. Alle spalle del vincitore, grande prova di Corrado Fontana e Nicola Arena, che hanno portato la Mini VRC al miglior risultato mai ottenuto fino a questo momento anche in campo internazionale su fondo asfaltato. Beh, un buon risultato, il primo podio con la Mini VRC, quindi di fatto a Marca avevamo detto che come se non avessimo corso col problema che abbiamo avuto al turbo, qui in realtà abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto una gara in crescendo secondo me, e più di così obiettivamente non si poteva fare, quindi è stata una bella battaglia contro Tobia, e obiettivamente adesso le Focus e le C4 lo sappiamo sono a un altro livello. L'importante secondo me era comunque cercare di sfruttare al meglio la macchina, c'è ancora tanto da fare per metterla a posto, è ancora abbastanza acerba secondo me di setup, però dai, l'importante era averla migliorata e cercare di sfruttare al meglio quello che abbiamo. Per destra 2 lunga, apre 4 lunga, continua 5, 10, al traliccio, sinistra 1, bivio, sinistra 1, bivio, per destra 5, 30, destra 4 lunga, in sinistra 5, 70 vista, destra 4 e sinistra 4, 30 sinistri sud osso. Wow. Anche se con un grosso rischio nel finale, ottimo il terzo posto di Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia. Ma niente, noi ci abbiamo provato perché comunque eravamo dietro di 8 decimi, sapevamo che insomma su vetro si poteva fare la differenza perché è una prova che mi piace molto e siamo partiti a tutta. Chiaramente è la vettura del 99 e tante volte devi andare anche un po' oltre. Su un tratto veloce ho trovato un sasso all'interno e niente, l'ho preso, pensavo e speravo soprattutto che andasse giù la gomma, però dopo qualche chilometro è andata giù e abbiamo provato a terminare per preservare almeno il terzo posto assoluto. Per destra 4 lunga, apre, continua 6, 70, attenzione anticipa, dosso in sinistra 2, bivio, per destra 6, 100, forza, destra 5, tieni sì, per sinistra 6 lunga, apre, 150. Spalle dei primi tre si sono poi piazzati i migliori della Super 2000. Il quarto posto e primo di categoria è andato al bravo reggiano Roberto Vellani, Peugeot 207 Super 2000, che ha preceduto l'altro locale Marco Bernardelli, Abarth grande punto, ottimo quinto a rientro dopo un lungo periodo di inattività. Dietro di loro buone le prove del sempre abile reggiano Davide Medici, sesto nell'assoluta e primo della due ruote motrici e della Super 1600 con la sua Renault Clio, del locale Ivan Ferrarotti, primo del gruppo R al volante della New Clio R3, del combattivo veneto Efrem Bianco, Peugeot 207 Super 2000, allontanato dalla vetta da uno spettacolare testa coda sulla PS4, dell'esperto comasco Luigi Fontana, Peugeot 206 VRC, che ha perso 3 posizioni sull'ultima prova per la foratura della ruota anteriore sinistra a 11 km dalla fine. Top 10 completata dalle modenese Massimiliano Campani, decimo assoluto con la sua Renault Clio Super 1600. Tra le 4x4 turbo del gruppo N, il successo è andato a Marco Belli, navigato da Davide Castiglioni sulla Mitsubishi Evo 10, che ha concluso al 12esimo posto nell'assoluto la sua gara di casa.
Omar Bouvier, pilota torinese di Pinerolo, ha vinto tra i partecipanti al Peugeot 207 Competition Top, aggiudicandosi il girone del TRA. Il giovane piemontese Michele Tassone, in coppia con Fabio Grimaldi, si è invece imposto nel quarto appuntamento del trofeo Abarth 500 Selenia Rally. Secondo posto per un altro giovane piemontese, Damiano De Filippi con Renzo Fraschia, che ha preceduto lo svizzero David Finger con Michaela Schweitzer. Grazie a questo risultato, Finger conserva la leadership nella classifica generale del trofeo Abarth 500 Selenia Rally, anche se con un solo punto di vantaggio su Tassone, che mantiene il comando nella graduatoria Under 25. Per Tassone questo è il terzo successo stagionale, dopo quelli ottenuti al Mille Miglia e al Rally du Chablais. Nel Rally dell'Appennino Reggiano, Tassone ha mantenuto il comando dall'inizio alla fine, mentre nella prima parte della gara c'è stata un po' di lotta tra De Filippi e Finger. Ottimo quarto posto per un altro giovanissimo, il bresciano Andrea Lussana, che ha preceduto l'equipaggio femminile composto dalla svizzera Stéphanie Lacoultre e dall'italiana Veronica Caleca. Da rilevare ancora una volta la grande prova di affidabilità delle Abarth 500 Rally, con 5 vetture su 6 al traguardo, in una gara che ha fatto registrare un'alta percentuale di ritiri. Il modenese Francesco Arati ha invece messo dietro tutti nell'appuntamento della Suzuki Rally Cup Trofeo, battendo il pilota locale e favorito della vigilia, Claudio Gubertini. Una gara particolare, una gara difficile. Difficile per i piloti, difficile anche per le macchine, e avevamo qua ragazzi particolarmente competitivi, si sono andati in battaglia, sono contento anche perché abbiamo un ragazzo molto giovane, nostra caratteristica è quella di mettere in luce piloti giovani e che possano mettersi veramente in luce e in gioco. Abbiamo un'automobile che è divertente dai costi contenuti, quindi il nostro obiettivo è quello di far emergere, diciamo, giovani promesse. Qua Francesco Arati, un pilota che ho visto al Marca Trevigiana, si è comportato benissimo là, purtroppo non ha visto il traguardo perché è stato sfortunato. Qua ha avuto praticamente un dominio incontrastato contro un pilota quotato come Gubertini, per cui direi che una affermazione interessante anche per il futuro. Cerchiamo a costi accessibili di dare il massimo del divertimento. È chiaro che da noi vengono quelli che hanno ambizioni anche per il futuro. Adesso con questo abbiamo chiuso, diciamo, i primi due appuntamenti del girone A e del girone B. Andiamo quindi a Proserpina, che non è una vera finale, anche se a tutti gli effetti è uno scontro diretto fra i partecipanti ai due gironi. E andiamo in Sicilia, mescoleremo le carte, abbiamo diversi piloti che si possono giocare questo trofeo, e fino all'ultimo, come sempre non si potrà dire, fino all'ultima prova. A botta calda, come suol dire, sono molto soddisfatto, come abbiamo già avuto modo di dire, per il numero di partenti e anche per le risposte del pubblico. Mi dicono che sulle prove speciali è ritornato il pubblico, per cui uno dei risultati che ci eravamo prefissi li abbiamo raggiunto con il pubblico. La gara è stata selettiva, abbiamo ricreato un attimo quello che era il clima di anni e anni fa, perché il cuore dell'Appennino è sempre stato Castelnuovo Monti, Carpineti, cioè l'Appennino reggiano, per cui siamo venuti e abbiamo portato lo spettacolo dove ci sono più numerosi quelli che lo sanno apprezzare. Il prossimo appuntamento con il trofeo Rally Asfalto sarà con il Rally di Proserpina, valido per entrambi i gironi.